Bastardo? Scusi! Che cosa c'è? Cos'è sta musica? Buonasera. Sì. E benvenuti nel mio regno. Sì, vabbè. Sentite questo CD? Ah, un CD? Sì, un CD di musica ambientale. Bello! In omaggio domani col mio giornale. Bellissimo, sentiamolo. Gente di un certo livello. Ah, sì. L'uomo moderno sta riscoprendo i sentimenti, sì. La natura, sentite. Bello! Sentite in particolare questo passaggio. Sì. No, scusi! L'antica arte della caccia di Frodo nel pantano in Grosseto! No, scusi! Delle antiche tradizioni! Ma scusi, certo. Lei regala un CD in cui vengono ammazzati degli uccellini! Sterminate delle povere bestie che fringuellavano allegre! Ma gentili ospiti, benvenuti nel mio piccolo regno! Ma lei, ma ci vergogni! Cioè, ma lei domani regala questo CD con suo giornale? E comunque domani è venerdì. Sì. Quindi oltre a questa cosa ci sarà anche un inserto, il classico inserto del venerdì. Che sarebbe? Io pirla. Beh, titolo quanto mai azzeccato, me lo lasci dire, eh? Una edizione prestigiosa, certo, se mi permettete, certo. Relegato in marmo, sì. Cera lacca, sì. E sopra tutta una passata di dopo barba. Ah, pensavamo di pomodoro, eh? Il dopo barba, questo antico rito squisitamente maschile, ma è bellissimo, certo. È tutta una cosa, una riscoperta dell'uomo di se stesso. Senta, diciamo così. Si vuole calmare un attimo? Sì. E comunque, di cosa si parla in questo supplemento? Io pirla? Sì. E lei, se pirla, è fuori di dubbio. Sì. Beh, diciamo che si parla dei cinque elementi naturali, che sono acqua, aria, terra, fuoco e Kashmir. No, senta, il Kashmir non me lo ricordavo, eh. Kashmir eravamo, Kashmir torneremo, no, come diceva Platone o Anestepole, non mi ricordo. Credo Anestepole. Sì, forse, sicuramente anche lui. Perché nessuno sa chi sia. E poi la riscoperta dei sentimenti. Sì, l'abbiamo l'uomo appena sentito nello sterminare degli uccelli. Uomo. Sì. C'è? Questa notte io ho pianto. Scusi, chi se ne frega, aggiungerei, eh? No, questa cosa è una cosa importante, perché l'uomo sta riscoprendo i sentimenti, sì? Sta riscoprendo se stesso. La tauromachia? Ah! La tauromachia! Perché fa parte della grande, perché l'uomo è forte, ma è anche fragile. Ah, quindi, sì? La tauromachia, ma anche, il tergilunotto. No, scusi, cosa c'entra il tergilunotto? Significa una cosa, l'uomo cerca qualcosa di altro da sé che non può mai avere. E comunque, cosa simboleggiata chiaramente dal tergilunotto, no? Certamente sì, comunque ne parlavo diffusamente oggi nel mio editoriale. Ah, sì? Scusi. Autoerotismo agonistico verso Atene 2004. No, scusi, non è una disciplina olimpica, ci scuserà, eh? Lo potrebbe diventare, stiamo raccogliendo le firme. Ma anche no, sì. Questo gustoso passatempo squisitamente maschile. Ma guardi, io firmo anch'io, ecco. Guardi, però le do una firma. Se c'è il bridge, non vedo perché non ci debbano essere, sì, certe, scusi, cose. Ma cosa c'entra l'autoerotismo? Pronta la cena! Aspetta! Questo antico rito! Ci vuole spiegare cosa c'entra l'autoerotismo? Col tergilunotto, poi, perché... Ma fa tutto parte della riscoperta di sé. Ma sì? Autoerotismo, lacrime, risate. Ma cosa? Io stesso amo passare le mie serate... Dentro. Dove? Il camino. Ma dentro, sì? Dentro? Dentro, certo, una cosa squisitamente maschile. Acceso, tra lacrime, magari. Risa, pugnette, no. un buon bicchiere di Borgogna. Senta, un bel tergilunotto da carezzare e un amico fidato, il duca di Plexiglas. Ah, beh. Questo duca un po' trasparente. Che belle serate, la invidiamo, eh. Uomo. Sì? Atene 2004 è vicina. Fai come me, continua ad allenarti. Ma basta! La tauromachia!